il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Casteggio risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Novità per quanto concerne l'esame di maturità. Come scrive Corriere.it, alla maturità si potrà essere ammessi se si ha almeno la media del 6, condotta inclusa. Dunque non sarà più richiesta la sufficienza in tutte le discipline come avviene ora. Lo prevede lo schema del decreto sugli esami di Stato arrivato in queste ore sul tavolo dei parlamentari. Già l'anno scorso la percentuale di ammessi era stata altissima, pensa al 96%, ma con questa ulteriore modifica l'esame finale delle scuole superiori rischia di tradursi in un tutti dentro, visto che la percentuale di bocciati è veramente minima, 0,5%. Cosa ne pensa di questa novità, favorevole o contraria? Contraria, perché secondo me bisogna essere selettivi. In un mondo che avanza in maniera sempre, come dicevo, più selettiva, c'è sempre più concorrenza, bisogna anche nella scuola selezionare chi merita va avanti, chi non merita, mi dispiace, vada a fare qualcos'altro nella vita. Questa è la mia opinione. Fin dalla maturità, fin dalle scuole superiori quindi? Fin dalle scuole superiori, esattamente. Bisogna che ci sia un po' di un pugno di ferro su questa cosa, secondo me. Anche so che è un'opinione un po' estrema, però è così. Insomma, ai miei tempi, 20 anni fa, questa cosa non sarebbe stata ammessa, insomma. Come la prenderanno i ragazzi, secondo lei? Non saranno contentissimi chi non ha voglia di studiare, ovviamente, ma chi ha voglia di studiare si sentirà premiato, perché è ora di finirla, insomma, di metà della scuola ci sono troppi favoritismi, basta con questa cosa. Meritocrazia tutta la vita. È la solita problema italiano, non c'è meritocrazia, tutto questo. Da qui un po' diranno: perché non me la spedite a casa? Quali possono essere secondo lei le conseguenze di questa mancanza di meritocrazia? Vuol dire incapacità della futura generazione per quanto riguarda condurre una nazione, condurre un paese, economia, tutto. Questo è il problema. Noi facevamo tanto tirocinio, qua mi sembra che tirocini non avete, mi dispiace per questo. Secondo lei per quale motivo si tende a avvantaggiare i ragazzi invece che a rendere le cose più complesse? Aumentare il periodo di parcheggio da parte dei nostri che abbiamo messo noi purtroppo a Roma, qualcheduno l'ha messo anche di proposito. Comunque aumentare il parcheggio della vostra generazione, e mi dispiace per questo molto. Ma sono favorevole, perché comunque è un'opportunità a tutte le persone di farsi vedere, di farsi notare, e comunque non è un voto che disciplina la persona, ma è in sé che fa capire chi è e chi non è. In senso, cioè, tutte le persone non siamo uguali, magari tu puoi valere 6, io posso valere 6, però il nostro 6 è diverso dalle persone. Pensa che c'è chi sottolinea che si rischia di indebolire ulteriormente il senso di una prova che già da più parti è contestata, perché per esempio si dice che vengono un po' regalate le lodi, soprattutto al sud, no? Cosa ne pensi? Effettivamente si tende magari ad essere troppo buoni, oppure giustamente ribadisci quello che ho appena detto prima? Ma a volte si tende a essere troppo buoni, io lo vedo comunque sin da scuola, che a volte si premia chi non deve essere premiato. E quindi quelli che dovevano essere premiati ci rimangono un po' male. Tu che anno sei? Io sono l'ultimo quest'anno. Quest'anno, quindi hai ancora la maturità vecchio stile, perché questa entrerà poi in vigore dal 2018. Sì, quest'anno sì. Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it.
Riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.